sarebbe veramente un peccato ripetere questo copione su una prova dedicata appunto ai velocisti. En e Redan ancora davanti, velocisti come Ludwig e Schalaberg che cominciano a zigzagare, rallentano anziché accelerare, e Redan e En continuano nella loro marcia. Attenzione, perché se non si svegliano è veramente, c'è veramente il pericolo che Redan e En possano arrivare. Fanno comunque il gioco di Schalaberg e Ludwig, questi due atleti che rallentano a loro volta. Redan non vuole passare davanti e nel frattempo si avvicina al traguardo. Attenzione, En in prima posizione, Redan rapporto lunghissimo mentre è entrata in azione la telecamera al loro fianco. Da dietro non arrivano ancora Schalaberg, Ludwig e Schmiele, comincia la progressione di Redan, parte deciso, Redan fa il vuoto alle sue spalle. Signori, una volta ancora un corridore di seconda linea vince una prova importantissima. Redan al primo posto, al secondo N si è verificata una volta ancora la beffa. Schmiele parte in progressione e Ludwig si piazza al terzo posto, quindi Ludwig, Schmiele al quinto, Schalaberg. E poi vediamo dalle retrovie Van Hooydonk con Maurizio Fondriest, poi dovrebbe esserci Decker, però c'è Phil Anderson che si piazza al sesto posto, Phil Anderson, quindi Brochard, poi Massen, Fondriest, Van Hooydonk e quindi